ragazzi, ciao a tutti e bentornati qua su Construction Simulator 2. Allora ragazzi, dormiamoci sopra, o meglio, pigliamo un caffè. Allora, pausa caffè per... Solo che sto gallo canta alle 5 del pomeriggio, perché io non capisco, la pausa caffè dura veramente un botto di tempo. Allora ragazzi, diamo un'occhiata ai lavori attualmente disponibili. Appalti, serve una mano? No, Nick fa tutto da solo. Sposta un po' di terra. Se devo essere sincero, mi sembrano tutte e due abbastanza simili. Facciamo questo, va, scava, vialetto. Ok, famo questo. Accetta il lavoro. Ti manca un caccio e struzzo. Vabbè, quello poi più avanti affittiamo a betoniera. Guida un escavatore adatto fino al cantiere. E il cantiere si trova qua in zona. Intanto ci stanno qua. Cioè, sembra di stare proprio nel deserto. Caspita. Oh, c'è il giallo. C'era il giallo, ma è diventato rosso. Ricca è proprio fortunato. Comunque, veramente, pausa caffè. Mo fa buio subito. Io non capisco perché i sviluppatori di questo gioco hanno messo che la pausa caffè dura fino alle 5 di pomeriggio. E poi non si capisce il sole dov'è. Ah, il sole è qua, si vede a malapena. Vabbè, 5-4 di pomeriggio. Ma dico io, cioè, faccio pausa caffè, mettete mattina, no? Non mettete sera, che senso ha? Ma comunque dai, dai. No, ma che diamine. Che cacchio è? Perché mi è apparso quel coso? Beh, comunque io devo andare là e sti semafori cominciano a darmi fastidio. È vero che posso disabilitare questa cosa, me l'avete anche detto, però... Vabbè, è un po' di realismo in meno, poi. È un po' brutto togliere il realismo. Anche se il gioco in sé è un po' strano, perché alle volte ti carica la terra lui stesso. E quindi, buh. Allora, che devo fare? Io sono arrivato, però me lo dovete spiegare. Lì ci va la gru. Oggi aiuteremo un'impresa. Addirittura edile rivale. Oggi aiutiamo i concorrenti. Scava nell'area seguente. Ah, quindi ragazzi, io oggi sono di supporto. Praticamente la casa è stata commissionata a qualcun altro. Però alla fine hanno visto che non ce la fanno senza Nick. E quindi... E quindi insomma, ah, ma raga, ma una cosa, ma se io porto qua il dumper, la terra poi la posso vendere? Che almeno ci guadagno qualche lira, perché la terra ha un valore. Non è una buona idea, ma quantomeno dovrei provare questa cosa. Quindi andiamo a prendere il dumper e lo portiamo naturalmente nella zona di lavoro. Quindi scio prima che investo qualcuno qua. Ovviamente mo i semafori sono la scocciatura immane di questo secolo o di questo gioco, vai. Forza. Eppure là sotto c'è il verde, me lo fanno apposta, così tempo che arrivo diventa rosso. E io invece mo lo frego, passa tutto gas, passo. Ecco. Ecco cosa succede a passare a tutto gas. Che è andato a finire peggio del rosso. Visto cosa succede ad arrivare a tutto gas? Mo i soldi che volevo guadagnare dalla vendita della terra al malapena mi ripago il danno che ho fatto. Mannaggia quello là. E vabbè, che poi perché passa quello, scusa? Ce l'avevo io il verde, ce l'aveva pure lui. Cose strane in questa vita. Allora, scavatrice, mettiamoci qua. E mo ci arrivo là, a me mi pare proprio lontano, accidenti. Nick, perché non riesci a parcheggiare meglio, eh? Perché? Allora, facciamo una buona manovra. Ci mettiamo qua e mo speriamo che va bene. Allora, entra in modalità funzione. Lavoriamo? Travaglio, diceva una volta qualcuno. Allora, ci arrivo col cavolo, con la banana che ci arrivo. Beh, ci arrivo, dai. In qualche modo ci arrivato sono. È un nuovo linguaggio tutto mio. È un linguaggio alla nicchiana. Oggi proprio nicchera che ha... E dire che ho soltanto bevuto
un pochettino di liquore, niente di che. Subito dopo ho preso un caffè per alleggerire il liquore, per renderlo meno forte, diciamo, vabbè. Insomma, per non addormentarmi più che altro. Più che altro per quello. Che a me il liquore mi fa venire sonno. E quindi... Allora, andiamo, che comunque Nick sta a fare un buon lavoro, dai. O quantomeno Nick ci prova. Oh, alla fine veramente, che cacchio è? Alla fine guadagnerò comunque qualcosa da questa terra, raga. In fondo, guarda te, me ne fa raccogliere un botto. Ok. Vediamo se riesco a prenderne un po' più da questa parte. E che purtroppo vorrei zoomare. Ecco, zoomiamo magari così che ci vedete meglio pure voi. A dire la verità non ci vedo un bel niente io così. Non so se... non so manco se ci sto azzeccando. E però... ne esce fuori terra, eh? Alla fine ho fatto bene a portare il dumper qua. Mi sa, raga, che dalla vendita della terra ne ricavo qualcosa. Namo, ancora un po' ce n'è. Non prende. Ecco, 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 ecco. Ok. Ma che figo però, raga. Oh, cavolo, ho dimenticato la web, raga. Vabbè, ormai, raga. Ormai lasciamo stare. Ho paura che poi mi si blocca il video. Sarà per un'altra volta. Allora. Oh, e che cacchio è? Andiamo in fila. Detto così uno capisce qualcosa di strano. Quant'è che devo scavare ancora, capo? Mazza, oh. Veramente va a finire che faccio il pieno al dumper qua. Ormai, raga, penso che ci siamo. Penso che ci siamo quasi. Che io sbaglio. Devo scavare un po' più in qua. Eccolo. Ok, sì. Libera l'aria. Va bene, un attimo. Calma, un attimo. Che poi se continuo a scavare io sta terra quasi posso ancora... No, sì. Vabbè, ancora un po' di terra la posso anche prendere, eh? Vabbè, comunque ci accontentiamo di questa, dai. Un'ultima benna che... mi devo ripagare i 300 euro di multa, quindi... fate un... Oh. Sì, vabbè, va. Ma che diamine ho combinato? L'ho ributtata giù. E mi sono proprio ubriacato oggi, non ho capito perché l'ho buttata giù. Allora, basta così. Bon. Allora, riposiziona il mezzo. Allora, togliamo le scavatur. Ma ora stiamo attenti che qua se faccio danni Nick paga. Oh cacchio. Meno male che non mi ha fatto 300 euro di multa. Ok. Dumper. Andiamo. Andiamo direttamente a vendere, raga. Ben fatto. Oh, 10.000 euro o dollari. Allora, ricorda la betoniera che... Ah, ok, sì, la betoniera. Vabbè, però andiamo prima a vendere questa terra, raga. E già che ci sto, la voglio vendere. Vediamo quanto me la pagano. Magari recupero 300 euro di multa. E magari ci guadagno pure qualcosa, speriamo. E poi ci dobbiamo tornare per la betoniera. Allora, punto di vendita. Vediamo un po' quanto me danno. Eccomi qua. Scarica. Me lo paghi? Speriamo che me lo pagano, raga. Ok. E beh, niente. Vabbè, dai, 882, dai. Mi sono ripagato la multa e ci ho guadagnato 582 dollari. Meglio di niente. Allora, riportiamo in sede questo. Meno male che si può un po' cittare e non mi fa neanche pagare per città. Almeno questo, così evito di dover fare quella dannata strada. Allora, vediamo un po'. Devo andare a noleggiare un'altra volta perché i soldi non ce li ho. Mi serve una betoniera, a meno che non ha un prezzo decente.
Ah, 133. Beh, ci sto quasi, quasi che posso anche comprare la betoniera, peccato. Ok, betoniera affitta. Ok? Allora, Beto, eccola qua. Andiamo di nuovo alla cava di ghiaia che devo prendere un po' di coso là, come si chiama? Dobbiamo pigliare il calcestruzzo. Devo andare a sinistra o a destra? Che ogni volta non ci capisco mai niente. No, dobbiamo andare a destra, credo. Allora, rieccoci alla cava di ghiaia. Poi certo che è bello, il fatto che la cava di ghiaia è aperta pure di notte. Teoricamente doveva dirmi no, di notte non puoi, di notte si dorme. Anzi, a proposito, potrei fare una cosa per far passare la giornata, Ho una mezza idea. Allora, riempi. Cominciamo per intanto a riempire il mezzo. Meno male che poi mi rimborsa il calcestruzzo. Meno male. Namo. Vai così. Ok, grazie. Quanto costa? 13.000. Allora, c'è una soluzione. Andiamo a casa. Che cavolo ho questo? Allora, se un attimo vado in sede e dormo, ecco. Allora, dormiamo. Pausa caffè. Olè, betoniera. E in questo modo, raga, risolviamo il problema notte. Caspita, è che purtroppo qua la pausa caffè non lo so io. Magari ora è un po' diverso. Boh, veramente pare quasi che il giorno dura niente e la notte dura tanto. Comunque sia, torniamo nell'area di lavoro, raga. Vediamo cos'altro dobbiamo fare. Forse devo prendere la gru, non lo so. Vediamo un po'. Allora, che devo fare? Dove devo mettermi? Cosa devo riempire? Quella base? Ok, se è quello non è un problema. Però me lo deve dire, che devo fare? Mi sa che devo riempire quello, non è che c'è molto altro qua. Penso che devo riempire qua. Allora, proviamo. Gira, gira. Naghi, ho sbagliato tasto. Ok. Quindi, ampliamento. Scarica. Ok, si nota a malapena. Però si vede che un po' è diverso. Mo. Sembra quasi uguale a prima. Così si può fare, anche se non è per niente realistico camminare su calcestruzzo fresco. Ok, incarico completato. Ferma. Bene. Va bene, basta così. Adesso dici te. Allora, ci vuole questa roba qua, però prima devo controllare lavori. Consegni il carico e disponi gli oggetti. Allora, non mi serve più, quindi non mi serve più questo. Restituisci betoniera, restituisci. Sì, perfetto, non serviva più. Andiamo a prendere il cassone. Quindi 1, 2, già a bordo, l'ho comprato. Sì, già a bordo. Ok, eccoli là. Allora, carichiamo sti quattro pallet, raga. Ci mettiamo qua. Dunque, modalità funzione. Ci siamo. Allora, estendiamo la nostra bellissima gru. E andiamo a prendere il carico. Cominciamo da questo. Questo forse che è l'MDF, credo, non ne so sicuro. Allora. Piano piano. Piano piano. Ce la facciamo. Allora, qua il primo. Bene, fatto. Allora, riposiziona. Aggancia.
e andiamo a lavorare. Anzi, andiamo a scaricare. Si parte. Il carico è bello che è fissato, quindi non dovrebbe succedere niente. Oh, dai, che c'è pure. C'era il verde. Ma io perché non sono mai fortunato, mannaggia? Perché becco sempre i semafori rossi io? Allora, ma. Perché poi non passa nessuno. Ma chi è che c'ha il verde? Scusate, eh? Nessuno. Eh? Bella questa cosa. Allora. Oh, oh, dopo Gigio. Aspetta, dopo Gigio, mannaggia a te. Ah, vada che vada che vado a far da. Ehi, oh, 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 che cacchio, non ho capito, va. Ma tutti i modi devono passare. Cioè, ma è incredibile, raga. Rosso per tutti, verde per tutti, alleluia. Dov'è che devo andare? Io mi sono perso. Ah, devo andare a destra, ecco. Ehi, la tipa è sparita. E poi è riapparsa. Cavolo, ti pare che avevo visto sto semaforo? Stavo per passare, pensavo che qui i semafori non ce ne stavano. Ma non ci voglio credere, pure qua ci hanno messo i semafori, mo. Ma. Ok, siamo arrivati, dai. Oh, li devo pure mettere là sopra. Allora, ci posizioniamo qua. Beh, speriamo che... No, qui di fatti non va. Dove mi devo mettere? Mi metto qua. Ok. Sgancia. Allora, e ripigliamo la nostra amatissima gru. Ok, giramo, mo gira ancora. Eccola là. Dove li devo mettere questi, capo? Qua, ok. Dov'è che li metto? Là sopra? Mi sa che però là sotto non ci arrivo, eh. Boh, forse ci arrivo, che ne so. Vediamo dove arrivo con questo. Beh, fino a qua ci sono arrivato. Ho un po' di dubbi per gli ultimi due, però. Gli ultimi due non lo so se ce la faccio. Mo' proviamo. Cominciamo a prendere questo, vediamo un po'. Giù. Oh, eccolo. Vediamo se ci arrivo là in fondo, raga. Ma ho qualche dubbio. Continua. Oh beh, fino a lì ci sono arrivato. Magari ci arrivo pure là, non lo so. Tra un po' lo scopriremo. Vediamo un po', raga. Ah, forse che ce la famo. A posto. Incarico completato. Riposizione mezzo. Area indicata. Struttura. Dov'è la struttura? Ah, quella? Ok, mi devo spostare per forza. Ma sempre dipende dove li devo mettere, mo sti cosi. Eh sì, qua ci vuole la gru, raga. Qua ci vuole la gru. Ah, ma la posso addirittura comprare. La compriamo? Beh, tanto prima o poi serve. La compro. Speriamo che non ho fatto un acquisto stupido. Allora, da capo, gru. Ah, eccola là, perfetto. E mo abbiamo la nostra gru. Sapete che voglio fare? Voglio far passare di nuovo la notte, raga, perché... No, che sono aperto? No. Cosa c'ho in sé del dumper? Allora, un'altra bella pausa caffè, raga. Andiamo nella gru. Ok, raga, mo finalmente che ho la mia bellissima gru, posso lavorare nel migliore dei modi, devo dire. Ma non ci sta una telecamera un po' migliore? Che qua non si capisce niente, è tutto lontanissimo. Qua ho qualche problema, devo dire. Ho un po' di problemi, non ci sta una telecamera alternativa, guida, mappa... No. Aspetta, uno? Ah, visuale gancio, visuale statica... Visuale, ah, bene. Ora ci capiamo. Perfetto, così raga, ha senso, no? Così ha un certo senso. Allora, il problema è riuscire a muovere sta gru in modo corretto. Ok. Allora, il prossimo va messo qua. Ruota carico. No, non mi serve ruotare il carico.
Come? Incarico completato? Ah, ok. Ah, ok, ok. Dico, come? Ancora c'è altra roba e incarico completato. Ok, oh, comunque dai, è buono che abbiamo preso la gru. Oltretutto, se non dico una cavolata, su Construction 15 la gru aiutava tantissimo anche con la betoniera. Quindi magari lo si può fare pure qua, poi vediamo in più avanti. Anche perché comunque prima o poi dovrò sicuramente mettere un po' di calcestruzzo anche in posti un po' irraggiungibili. Quindi la gru prima o poi serve. Allora, vediamo di prendere questo. Ci siamo quasi, comunque ancora un po' di lavoro. Allora, questo mettiamo qua. Sì, va tranquillo, lo sto a fa. Lo sto a fa, sto a mettere tutto al suo posto. Vediamo quale altra visuale c'è. Visuale statica. Questa è la visuale statica. Non so di preciso che cosa mi cambia questa visuale, però. Allora. Bello, però è bello, eh? Bello è bello, però. Usare la gru è bello. Allora, questo va qua. Ancora uno. Ok, raga, penso che ormai ci siamo quasi. Mancano quattro, come caspita si chiamano? Che bello. Quattro cosi qua, chiamiamoli cosi. Allora, un altro coso di legno. Almeno su questo non ho dubbi. Una finestra di legno, una struttura di legno. Oh, non mi viene il nome, caspita. E vabbè. Allora, ah, mo forse me lo dice, vediamo. No, non me lo dice. Non me lo dice. Allora, gli ultimi due. Ci sto. Dove caschi? Eccolo là. Allora, questa deve essere la finestra o la porta. No, la porta non può essere. Deve essere la finestra, boh. Allora, l'ultimo. Vabbè, anche questo può essere una finestra più piccola. Allora, vediamo un po'. Avanti, che ho speso 95.000 euro per mettere quattro cose qua. Fatto, capo! Che altro c'è da fa? Lavora abbastanza bene, ma a volte ha qualche tentennamento. Può ancora migliorare. Ok. 38.400, ok. Ah no, ancora non è finita. E mo, scusa, sti due pezzi dove li prendo, scusa? Li devo andare a comprare? Cosa? Ah no, là stanno. Meno male che ho comprato la gru, ma non c'era alternativa. Vabbè, potevo affittarla. Però comunque la gru, ci voleva per forza, raga. Che qua senza gru questa casa non la si poteva completare. Oh, ma che? Più avanti non ci va? Ah, andiamo. Oh, che si è bloccata, non va. Cacchio, ma che gli prende? Non gira. Qualcosa non quadra. Ah, ecco. Boh. Era impazzita. Allora, e mettiamo sto soffitto. Solleva. Sta casa è fatta più in legno che in calcestruzzo. Ecco perché poi le case volano via. Ok, raga, questo è l'ultimo. Forse. Vediamo poi cos'altro c'è da fa. Ancora teoricamente manca il soffitto. Ok. Devo metterlo sto soffitto. Ed è fatta, ottimo lavoro. Ok, pensavo che dovevo ancora mettere il soffitto. Ok. Allora, riportiamo in sede i vari mezzi, raga. Riportiamo in sede i vari mezzi. A lasciarli in giro non fa bene. Abbiamo ancora un bel po' di soldi. Tra un po' magari posso comprare pure la betoniera. Comunque sia, ragazzi, per il momento concludo qua questo gameplay. Spero tanto che vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su, raga. Ci becchiamo presto, ciao, alla prossima.